quando qualcuno di loro passava per la piazza di Seleucia nell'ora che fa sera, alto, perfetto e febbre, con i capelli neri e profumati e negli occhi la gioia di sentirsi eterno, tutti i passanti lo guardavano e uno all'altro chiedeva se mai lo conoscesse, se un greco fosse di Siria oppure uno straniero, ma alcuni che più attentamente lo osservavano capivano e si facevano di lato, mentre si perdeva sotto i porticati, fra le ombre e le luci della sera, si perdeva là verso il quartiere che la notte solamente vive, tra banchetti ed orge, tra ebbrezze e lussurie di ogni sorta, essi si domandavano chi mai fosse di loro e per quale sospetto suo piacere fosse disceso nelle vie di Seleucia, nelle dimore nelle vie, Augusto.